la terza giornata delle Idi Adrianensi. Si compiano sotto il tuo auspicio i giochi e gli spettacoli in onore del nostro imperatore pontefice. Il fuoco sacro che andiamo a portare nel villaggio sia per le famiglie simbolo di vita e fecondità. Che il fato ci sia propizio. Invasate dello spirito del Dio, cadevano in balia di un intimo sconvolgimento e sacro delirio. Durante ricorrenti crisi di possessione, entravano violentemente in una condizione di estasi, prede del furor di Venus di Apollo, che in questo modo poteva esprimere la sua volontà. I soli splendono nel cielo e illuminano la terra di una luce splendente. I 9 soli rappresentano le nuove generazioni del mondo. Il primo sole è la prima generazione, uomini senza malizia e amanti della verità. Il secondo sole è la seconda generazione, uomini genuini, amanti della stirpe dei liberi. Il terzo sole è la terza generazione. La Triburtina, sotto il nome di Dalbunia, era onorata come una divinità nell'antica Tibur sulle sponde del Teverone. La connessione con il fiume ha fatto pensare che in origine si trattasse di una ninfa. Come e quando sia stata trasformata in Sibilla non lo sappiamo. Non è affatto certo che ciò avvenisse in seguito ad uno sdoppiamento della Sibilla cumana. Dio, sono disposta a trasferirmi a Cuma, a patto che io possa vivere tanti anni quanti granelli di sabbia può contenere la mia mano. Apollo l'accontentò, ma disgraziatamente Erofila non aveva richiesto l'eterna giovinezza e quindi si espose ad un nuovo patto con il Dio. Sì, mia Sibilla. Esaudirò anche questo tuo ultimo desiderio, ma in cambio voglio la tua verginità. Oh, no, mio Dio! Anche se so cosa entro incontro, io non posso accettare. Con il passare del tempo, Erofila cominciò inevitabilmente ad invecchiare. Ancora nel pieno delle sue capacità fisiche, scrisse 9 libri fatales, detti libri sibillini, una raccolta di oracoli. Re, per 300 scudi d'oro sono venuta a porvi i miei libri di oracoli. Come osi tu, Sibilla, presentarti al mio cospetto offrendomi i tuoi libri fatales? Oltretutto, il loro contenuto oscuro mi inquieta. Io credo che tu sia un po' pazza, Sibilla. Ah sì? Non volete i miei libri? Allora vedrete cosa sono capace di fare. Fermati, Sibilla! Credo che tu stia commettendo un sacrilegio. Ebbene, accetto di acquistare per 300 scudi i libri che tu hai proposto. Sacerdote!
provvedi a liquidare la Sibilla. Prendi questi libri, portali in Campidoglio e custoditeli dentro il re, dentro il tempio di Giove Capitolino. Esegui! Rinchiusa in una gabbia sospesa nel tempio di Apollo, divenne l'oggetto dello scherno dei fanciulli che le chiedevano. E stanca era la sua monotona risposta. Voglio morire. Giochi in onore del nostro imperatore. Ave Tibur! E quali erano i giochi più famosi dell'antica Roma? Erano i giochi gladiatori, i ludi gladiatori. Inginocchiati! Puri! Vincini! Berberari! Berroque Necari! Hai visto il colpo dall'alto? È girato, ecco, un altro dall'alto. Era tipico del trace che era molto mobile, infatti, era molto più mobile. Ah, si è armato! Per voi stasera, notte dormiente.